Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditate tue, et rege eos usque in saeculum. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Vi sto parlando mentre si sta concludendo un giorno molto importante per me, il giorno del 60° anniversario della mia ordinazione presbiterale, avvenuta appunto il 18 giugno 1961. Dopo 60 anni sento ancora fremere dentro di me le prime parole della messa secondo il rito tridentino che allora si celebrava. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Che significa? Mi accosterò all'altare di Dio, a Dio che allieta la mia giovinezza. Questo verbo, introibo, che io ho tradotto con mi accosterò, si può tradurre anche con entrerò presso l'altare di Dio, entrerò nell'altare di Dio. Quasi diventare un tutt'uno. Quindi essere altari di Dio. Questo vale per ogni cristiano, ma in modo particolare per il presbitero. A Dio che allieta la mia giovinezza. Ebbene, amici, in tutto questo, la gioia di quel giorno non si è mai spenta e la vivo anche in questo momento. Dio ha davvero allietato la mia giovinezza col dono del suo figlio, della sua chiesa, del suo creato, secondo la promessa contenuta in quelle strane parole del Salmo 43, che a 7 anni da chierichetto imparavo a memoria per sapere poi rispondere a messa. Invito tutti voi, cari ascoltatori, ad unirvi a me nella preghiera di ringraziamento per il dono del sacerdozio ministeriale che il Signore ha elargito alla sua chiesa. Dopo 60 anni poi, pur nella freschezza del proprio sentire, ogni presbitero sente impellente il desiderio che altri più giovani facciano la stessa esperienza, possano fare la stessa esperienza. E allora dico a te, che forse senti lo stesso desiderio, di ascoltare, di rispondere alla voce del Signore che ti chiede di essere suo ministro. Ti posso assicurare che si tratta di un'esperienza eclatante, di vita vissuta in pienezza, secondo il progetto di Dio. Allora dai, date da fare. Ascoltiamo ora il Vangelo che la 12ª domenica del tempo ordinario ci propone per il nostro nutrimento. Siamo al Vangelo di Marco, capitolo 4,
versetti 35-41. Tra poco verrà proclamato questo brano. E io dico subito, cosa ci sia storicamente dietro questo brano del Vangelo, non lo possiamo dire. È un fatto storico o è una parabola, un esempio che l'evangelista Marco, facendo catechesi alle sue chiese, usa per, appunto, per dare l'insegnamento di Gesù, per dire come ci si comporti, ecco, nei confronti del Vangelo. Questo Vangelo racconta cosa accade quando c'è da compiere un passaggio nella vita, un cambiamento. Mi sembra di vederlo. Gesù, stanco, sfinito, dopo una lunga giornata di incontri, che sale sulla barca con i suoi discepoli, ordina di andare all'altra riva e si addormenta. E c'è pure un cuscino. Marco ricorda che lo presero con sé così com'era. Sentiamo come sono andate le cose. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Gesù di Nazareth va preso così com'è. Sì, cari amici, non come vorremmo che fosse, non quello frutto, per esempio, della nostra religiosità. Passiamo all'altra riva. Questo è, diciamo, l'invito di Gesù ad andare verso il nuovo, il cambiamento. Ecco, quando noi intendiamo l'altra riva, come lo leggiamo nel Vangelo, dobbiamo pensare a un cambiamento. Quando pensiamo di essere finalmente arrivati, il Signore si spinge a prendere il largo, a non fermarsi, andare avanti. La vita è una continua attraversata dove si lasciano delle rive per arrivare ad altri approdi.
e ogni volta si lascia il certo per avventurarsi verso il nuovo, verso l'incerto. Molte volte siamo invitati a lasciare la folla, cioè quello che fanno tutti, il conosciuto, per abbracciare il nuovo, che non è come vorremmo noi. Ecco, la novità non è mai come l'avremmo immaginata, altrimenti che novità sarebbe? Eppure noi vorremmo già conoscerla, vorremmo già gestirla. Qual era questo cambiamento per i discepoli? Andare in terra pagana. Ogni volta, amici, che Gesù invita i suoi discepoli ad andare all'altra riva, e quindi questo è per noi, accade sempre qualche resistenza. Mi immagino i discepoli parlottare a voce bassa per non svegliare il loro rabbì che riposa. Un bel quadretto tenero che viene interrotto da qualcosa che metterà in crisi la fede dei dodici, che susciterà in loro la domanda che è al centro del Vangelo di Marco. Chi è costui? Si scatena una grande tempesta di vento. Qui l'Evangelista Marco si rifà alla storia di Giona. Il Signore a Giona aveva detto di andare in terra pagana a predicare la conversione, ma lui non volendo portare Dio ai pagani, aveva preso la direzione opposta, scatenando una grande tempesta. La tempesta, vedete, simbolicamente è la resistenza dei discepoli ad andare in terra pagana. Se lasciamo spazio al nuovo, al cambiamento, ecco, diciamo, tutto questo comporta la tempesta. Ogni passaggio nella vita comporta una tempesta. Le onde sono le paure che emergono in questi momenti. Sarò in grado di farcela? Riuscirò a gestire questa novità? Noi speriamo e sogniamo una vita tranquilla, una vita senza tempeste, anche se sappiamo che non è possibile. Ma cerchiamo con tutte le forze di evitarci le tempeste. Sappiamo che tutto fili liscio, che tutto vada bene, che non ci siano problemi. E se imparassimo invece ad affrontare le tempeste, ad affrontarle, se imparassimo semplicemente a non affondare, a non affogare, ma in che modo? Fidandoci di Lui. Smettiamo di volere controllare tutto, di decidere e di gestire tutto. Seguiamo Lui, perché per vie che noi non conosciamo, certamente ci condurrà alla meta. E Gesù cosa fa nel bel mezzo di una tempesta? Stranamente dorme. Dorme come se non gli importasse, o perlomeno è questa la sensazione
che hanno i discepoli. Allora dobbiamo smettere, meglio dobbiamo ammettere che non di rado abbiamo anche noi la stessa sensazione. In alcune situazioni Dio sembra assente, veramente sembra che abbia di meglio da fare. Preghiamo, magari ci rivolgiamo anche a qualche santo, facciamo qualche novena, ma niente. E allora ce la prendiamo con lui, pensando che se ci fosse interverrebbe, che un Dio che dorme non sappiamo cosa farcene. Molte persone mi parlano di questo. Presunto sonno di Gesù. E se lui non risponde, quando e come voglio io, allora diciamo, ma si è addormentato. Se lui non risolve i miei pasticci, allora è lontano, distante. Amici, sicuri che ad essere addormentato non sia la nostra fede? Ecco allora una domanda preziosa. Chi dorme? Io o il mio Dio? Amici, la potenza di Dio non entra automaticamente nella nostra vita. Dio opera nella misura in cui noi gliela concediamo. La fede richiede disponibilità, apertura. Il problema, come sempre, è la nostra fede, spesso infantile, che cerca miracoli piuttosto che la sua presenza. Vorremmo che Dio ci esentasse dalle tempeste, e invece risponde dandoci tanta forza quanto ne basta per il primo colpo di remo. Dio sembra dormire e non interviene perché vuole lasciare alle nostre capacità il compito di affrontare le tempeste della vita. Siamo splendidamente e terribilmente liberi, ossia Dio ci rende capaci di attraversare il mare in tempesta. Dobbiamo solo ricordarci di aver preso sulla barca anche Lui. Spesso noi dimentichiamo che sulla barca della nostra vita Lui è presente. Gesù così com'è, c'è. È bellissimo però vedere che i discepoli trovano il coraggio di rimproverare il Maestro, pregare con sincerità. Dovremmo anche noi imparare la franchezza con cui dicono a Gesù quello che sentono dentro di loro. A ben pensarci fanno una richiesta stranissima. Pescatori ed esperti di mare chiedono aiuto ad un falegname di stare aggrappati a lui per non affondare. Si sveglia Dio, mica era addormentato, li teneva lì nel mirino. Lui non fugge dalle sue responsabilità, si lascia provocare. Non teme la bestemmia, non cerca la vendetta. Sta sulla barca pure lui per condividere fino in fondo il nostro destino. Parla loro. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Parla al mare come fosse la cosa più normale.
taci, calmati. Letteralmente questo verbo calmati, detto in italiano, se noi lo traduciamo dal greco letteralmente vuol dire mettere la museruola, essere imbavagliati. Amici, se lasciamo libere le voci della paura, è la fine. Se non le imbavagliamo, le paure, la paura ci soffocherà e ci farà affondare. L'Evangelista Marco ci sta dicendo che aver fede significa essere padroni dei propri pensieri. Significa guardarli e dire a quelli negativi: smettila, taci, perché la mia vita dipende anche così dal mio modo di pensare, che faccia, diciamo, io se penso in un certo modo il mio pensiero è negativo. Quindi non a caso nel Vangelo e per i monaci dei primi secoli i pensieri erano chiamati demoni. Essere uomini di fede significa opporre ai pensieri di paura la fiducia in Gesù di Nazareth e nella vita. Avere fede significa, nel mezzo della tempesta, sapere che da qualche parte lui c'è. Magari dorme, magari non lo sento, ma so che c'è. Per cui lo cerco, lo sveglio, perché mi dia tutta quella fiducia di cui ho bisogno per affrontare quella tempesta, quella difficoltà. Dobbiamo dire qualche volta a Gesù: perché dormi? Svegliati. E quando lo sveglio, quando lo trovo, allora sono salvo. La bella notizia di questa domenica, allora qual è? Gesù di Nazareth si fa argine alle nostre paure. Lo troveremo dentro di esse, nel riflesso più profondo delle nostre lacrime.